io e tanti altri che venivano dall'avanguardia napoletana, appunto Lino, Voglio Sanna, Mio fratello stesso mio fratello, tanti operatori culturali, giornalisti, critici, ci sentivamo un pochino pionieri di questo cambiamento. E allora io appunto negli anni 70 feci questo disco, appunto Saint-Just, era una bellissima copertina. La copertina era di Umberto Telesco, un fotografo, un grande fotografo, che ha fatto le più belle copertine dell'epoca. E le major, le case discografiche, ci credevano molto in questo progetto nostro. E addirittura da quest'album, che era un album stranissimo, perché insomma vi renderete conto che io cose normali, cioè non riesco proprio a farle, non so proprio che significa. E già allora facevo queste cose strane, insomma un po' da chanteuse. Le case discografiche ci credevano, e da questo disco fu estrapolato addirittura un 45 giri che si sentiva addirittura nei jukebox. Io mi ricordo andavo a villeggiare a Scauri e si sentiva sto Saint-Just. Dunque la facciata A, side 1, lato 1, era il 45 ovviamente, si chiamava appunto Saint-Just. Adesso vi faccio una piccola, diciamo, accenno, diciamo, di questo brano. La facciata B si chiamava Dolci Momenti, e sentirete che il testo è un po' visionario, perché io ero ispirata allora, già allora, non so se per fortuna o purtroppo, insomma, dalle letture di Baudelaire, poi Ti maledetti di Verlaine, insomma, beh, tutta questa gente qui. Quindi, e si chiamava infatti Dolci Momenti, infatti il testo è un po' visionario. Allora, il pezzo Saint-Just invece, che ha dato il titolo all'album, che era un 45, faceva così.